Ciao, se siete stanchi di dovervi alzare dal letto mentre state guardando la TV per accendere e spegnere la luce, ora potete farlo con il telecomando della vostra TV, così, guardate, io punto la luce e l'accendo e la spengo con il telecomando della TV. Quindi adesso vi connetto a me del passato e vi faccio vedere come si fa questa cosa. Allora, ecco il me del futuro che vuole fare questo progetto e vi dico già che serve una scheda Arduino. Potete usare Arduino Nano, poi che ci abbiamo qua sotto Arduino Mega, se avete Arduino Mega, che fine ha fatto sto coso? Ecco qua, vaffan. Arduino Mega, se avete Arduino Mega, potete usare addirittura un Raspberry Pi Pico, se avete un Raspberry Pi Pico. E sapete che cosa non potete usare per questo progetto? Il PLC, sì, perché i PLC fanno schifo, ricordiamolo a tutti. Perfetto. Detto questo, ovviamente per utilizzare il telecomando della nostra TV dobbiamo usare anche un sensore IR. Io ho questo, che praticamente sarebbe quello là che sta nel kit di LQ su Amazon, non so se avete presente, tipo il kit più venduto di Arduino nel mondo. Ovviamente su AliExpress, siti cinesi, li trovate a prezzi molto inferiori. Io l'ho allungato, ma dopo vediamo come allungarlo ancora di più. E in teoria questo è il datasheet, come lo dovete collegare. Quindi io c'ho qua Arduino Nano e lo collego il bianco che io ho detto che è negativo al negativo, il blu che ho detto che io è positivo al 5 volt e questo qua che avanza sul pin di 2. Voi mi direte come cavolo fai a sapere questi collegamenti? Dovete andare su Arduino, sul programma proprio di Arduino normale. È vero che è uscita la versione nuova di Arduino, però a me mi fa schifo. Andate su File, esempi, scendete giù fino a IR Remote, andate sullo Sketch Control Relay, che è questo qua, lo tenevo già aperto, e c'è una seconda scheda, ovvero Pin Definition and More. Qua sotto vi dice che praticamente se usate un qualsiasi dispositivo di default AVR, quindi come Arduino Nano, il pin per il sensore IR è il numero 2. Questo per usare il sensore, diciamo, nativamente. Ok, però noi facciamo uno sketch in modo tale che si possa anche modificare il pin volendo. Tant'è vero che adesso noi dobbiamo andare ad aprire un nuovo sketch, proprio nuovo, nuovo, nuovo. Andiamo a eliminare tutto questo e voi dovete andare semplicemente a mettere il codice che io vi lascio in descrizione, che sarebbe questo qua. Però, visto che non è così semplice, lo andiamo ad analizzare insieme. Allora, praticamente io includo la libreria IR Remote. Se non avete questa libreria, andate su strumenti, gestione librerie e aspettate praticamente 20 minuti che si apre, perché io non so questo pop-up di Arduino come cazzo l'hanno progettato, perché ci mette una vita. Sto caricando l'indice delle librerie. Se avete una connessione un po' migliore della mia, va ancora più veloce. E andate qua sopra su cerca, vedete remote. No, ho scritto pure male. No, ci metterà una vita. Ci metterà una vita. Ci metterà una vita. Ah no, non è vero, l'ha trovato. IR Remote, vedete, io ce l'ho installata, come dice qua. Se non ce l'avete installata, installate la versione, cioè selezionate la versione e fate install. Perfetto. Che fa questo codice? Praticamente noi, prima di tutto, diciamo che IRCV, creiamo questa costante, anche se è una variabile, e gli diciamo 2, sarebbe il pin a cui noi colleghiamo il sensore IR. Poi usiamo questa variabile per usare un comando della libreria dove diciamo che IR, che sarebbe il nostro sensore, è attaccata a questo pin che è il 2. Usiamo altri parametri di inizializzazione della libreria. Inizializziamo pure il LED 13 di output, anche se questa volta non ci serve. Inizializziamo la comunicazione seriale perché dobbiamo andare a leggere sul monitor una robetta, anzi due robette. E poi gli diciamo praticamente che tutti i valori che legge dal nostro telecomando tramite il sensore IR ce le deve sputare dentro al monitor seriale. Tant'è vero che io vado qua, strumenti, porta. No, aspettate, devo collegare il nostro Arduino. Quindi prendo la USB, lo collego, si accende il LED, quindi già è una cosa buona. E torno su strumenti, COM3, perfetto. Carico, faccio ESC, se ci chiede di salvare, perché non è vero che bisogna sempre salvare su Arduino, potete premere ESC, che cavolo ci vuole. Aspettiamo 6-7 mila anni così che si carica. Sto caricando, così per informazione, questo programma qua usa il 18% dello spazio disponibile per il programma. Caricamento completato, quindi mi sto zitto e apro il monitor seriale qua sopra. Ecco qua, per ora è vuoto perché questo programma che abbiamo caricato adesso ci serve solo per leggere i codici del nostro telecomando. Voi, se cercate il vostro telecomando su Google e poi mettete IR datasheet, qualcosa del genere, vi trova pure tutti i codici. Però, secondo me,
è meglio fare questa operazione perché vi dà proprio la matematica certezza che quello sia il codice del vostro pulsante. Allora, vedete, qua c'è il monitor seriale. Io mi approccio con il mio telecomandino al sensore IR, qua, faccio così, tac, tengo premuto questo pulsante, tengo premuto quest'altro pulsante. Ho scelto due pulsanti che non servono a niente sulla mia TV, che sono questi qua, qua in fondo. L'ho tenuto in premuti e mi ha dato questi due codici. 5-2-1-3-2-9-6-3. E questo qua... 5-2-1-5-2-2-1-6-9-6-8-3. Va bene, non so manco leggere. Li vado a salvare così come sono. Noi non abbiamo aggiunto che ci sia il meno, no? Qua quando facciamo serial print LN in colonna. Quindi dobbiamo copiare tutto di questi due codici. Questo e questo. Ce li possiamo ricordare a mente. Oppure, semplicemente, andiamo su... su un foglio di carta e lo scriviamo. Niente di più complicato, niente di più semplice. Perfetto, ora prendiamo questo, eliminiamo tutto, facciamo cancella e andiamo a prendere il secondo programma che ci serve a noi. Il secondo programma praticamente sarebbe questo qua. Facciamo anche un Ctrl T per mettere le parentesi in ordine. Sarebbe praticamente lo stesso programma di prima, solo che quel codice che ci sputava fuori nel monitor seriale lo andiamo a leggere dentro al programma e gli dico se quel codice là corrisponde a questo qua o a questo qua, fai delle cose differenti. Vedete, qua c'è una condizione if e if. Ci sono questa parte che mi dice se il codice è questo qua, allora accendi il pin 13 su Arduino, che sappiamo essere anche quello là dove sta praticamente il LED. E poi ci dice sul monitor se il relay è acceso, qua sotto stessa cosa, relay spento se il codice è questo qua. Questi codici ovviamente sono quelli là che ci siamo salvati prima, ci siamo scritti a penna. Vado a fare carica, vado a fare ESC perché non ce ne importa niente di salvare questo programma, che lo scriviamo in 5 minuti, anzi voi l'avete anche trovato nella descrizione, pensate quando siete fortunati. Sta caricando ed è perfetto così. Ma noi apriamo il monitor seriale. È già aperto? Sì, era già aperto. Faccio ripulisci output, col telecomando andiamo a fare sta roba qua, ovvero io premo 1 e ci dice relay spento, premo la seconda volta e ci dice relay acceso. Non so se voi lo riuscite a vedere, ma qua c'è un LED che adesso, visto che sicuramente non lo riuscite a vedere, io vi allungo con un LED vero. No, spiacendi, non ci arriva il LED da una parte all'altra. Quindi mi avvicino, vediamo se riuscite a vedere così. Aspettate che spacco tutto, se no. Ecco qua, faccio 1 e 2, premo 1 e 2. Non so se riuscite a vedere, c'è quel LED che si accende e si spegne. 1, spento. Acceso, spento, acceso, spento, acceso, spento. Ecco, appurato che questa cosa funziona, possiamo chiudere con Arduino il programma, spegnere anche il computer se necessario e proseguire solo su Arduino. Prima di tutto, Arduino, come vedete, c'ha un cavo USB, no? Quindi possiamo prendere per alimentarlo la sua porta USB, poi prendere un qualsiasi caricatore, diciamo, di telefono, che tanto come se non ne avanzassero nelle case, e ecco qua, collegarlo e Arduino così si alimenta. Abbiamo risolto un problema, lo andiamo a menare qua nella presa di corrente e Arduino si alimenta. Tra l'altro si alimenta anche funzionando, perché io no, faccio così col telecomando, non so se si vede, ma il LED si accende e si spegne tranquillamente. Ecco, il problema ora è che noi non dobbiamo accendere un LED così che non ci serve a niente, noi dobbiamo accendere la lampadina o una lampada, e quindi ci serve un qualcosa chiamato relay. E ora vi faccio vedere un accessorio magico che ogni maker dovrebbe avere, ovvero questo qua. Questo coso qua non è altro che un relè saldato su una 1000 fori che mi fa uscire il comune e il normalmente aperto di questo relè, che funziona a 5 volt. Questi comunque sono gli schemi, questo comunque è il collegamento che dovete andare ad effettuare, però io qua mi sono derivato da questa schedina, ecco il negativo e il positivo della bobina del relè, che indovinate dove devo andare a collegare? Esatto, ad Arduino. Quindi ora io vengo qua, prendo uno di questi due cavi e ne collego D13, dove praticamente abbiamo detto che è il pin che si deve accendere, e l'altro normalmente al negativo, quindi basta che troviamo un negativo qualsiasi, tipo questo qua, e ora possiamo provare con il telecomando se funziona. Ecco qua che il relè si accende e si spegne. Se non lo sentite perché non c'è il microfono vicino. Si accende e si spegne. Solo se non mi sentite più. Bene, ora però questo relè che cosa fa? Praticamente va a interrompere uno dei due fili
che portano la luce a una lampada da scrivania. Vedete? Questi due fili, uno prosegue dritto e l'altro invece viene interrotto dal relè. Perciò l'unica cosa che mi resta da fare è andare qua sotto, attaccare la lampada, collegarla alla presa, poi prendere la presa a maschio e collegarla alla corrente, e così facendo interromperemo e apriremo il circuito della lampada con il telecomando. Ciao, quello sono io che accende e spegne la lampada con il telecomando. Ciao raga, vi posso dare un piccolo aggiornamento? Praticamente, per montare questo video qua, ho aspettato che Premiere mi scaricasse il language pack. E dato che non prende niente qua, ho tenuto il computer in balcone, tipo 7 ore, e non so neanche se funzionerà. Va bene? Ciao.